Federico Perella, giocatore dei Bassotti. Oggi purtroppo è arrivato questo pareggio allo scadere contro il Pinerolo. La vittoria sembrava davvero in pugno. Sì, sembrava davvero in pugno e devo dire che abbiamo fatto una gran partita, anche perché eravamo dimezzati tra espulsioni e infortuni. Tra l'altro durante la partita anche Salzotto si è infortunato, è stata una grandissima perdita per noi. Mi dispiace per il pareggio, anche perché il fallo era 2 centimetri e non c'era davvero. Dopo la sconfitta dell'altra settimana forse serviva una vittoria per ridare un po' di vigore a un ambiente che poteva un po' patire questo momento non proprio positivo. Sì, dispiace, anche se giovedì abbiamo vinto in Coppa, però ci voleva veramente una vittoria in campionato, anche perché sappiamo che il Pinerolo è una grandissima squadra, è la favorita, diciamo, oltre a Cirri e D, Carmagnola. Diciamo che dopo questa grandissima prestazione ci rimbocchiamo le maniche, andiamo avanti e forza ragazzi. Luca Cardillo, portiere del Pinerolo. Oggi è arrivato questo pareggio proprio allo scadere contro i Bassotti, un pareggio che ci voleva dopo che la partita sembrava mettersi sui binari sbagliati per voi. Sì, si sta mettendo sui binari sbagliati, però comunque le occasioni nostre le abbiamo avute. Siamo andati non so quante volte, una ventina di volte, siamo arrivati lì davanti alla porta e non entrava. Tra quelle che gli abbiamo tirato addosso, tra quelle che è stato bravo a prendere lui, non entrava niente. E niente, però poi alla fine potevamo prendere anche noi quei 2 o 3 gol, non c'era niente da dire. E è andato bene il corso tiro libero. L'anno scorso ne ha presi 3 di fila, sempre di Donato. Quest'anno la primata, bene, boh, va bene così. Alla luce di questo pareggio arrivato alla fine, secondo te questo è più un punto guadagnato o più un punto perso rispetto all'LD Carmagnola che oggi riposava, ma questa vetta che sembra comunque essere sempre lontana dopo questo inizio di stagione non proprio brillantissimo da parte vostra? Sì, loro qui, cioè il Carmagnola qui è venuto a prendere 3 punti, noi ne abbiamo preso solo 1 e non so dire se sia un punto guadagnato, perché per le occasioni che abbiamo avuto per tutta la partita sicuramente 2 punti persi, per come stiamo mettendo alla fine un punto guadagnato, un tiro libero così alla fine ci è andata bene.